Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, come trascorre questa settimana? Oh, di lavoro direi bene, la squadra ha lavorato come ha sempre fatto, insomma. Abbiamo provato a vedere un po' di qualche soluzione, visto che abbiamo un po' squalificati, qualche infortunato, qualcun altro che ha avuto qualche problemino o fisico o di natura influenzale. Quindi vediamo un attimo. Ecco, ho visto che hai la lista per aiutarti. Vi dico perché, sì, perché quando cominciano ad essere un po' troppi, poi dopo ti dimentichi di qualcuno. No, beh, diciamo di sicuro Bianchetti è fuori. C'è fuori anche Datkovic perché ha avuto un problema a un retto addominale durante la partita durante l'ultima partita. Ha stretto i denti, però è un problema strano, è un problema che capita una volta ogni secolo. Giusto per noi che abbiamo difficoltà. È capitato e chiaramente è in un punto che non è che puoi farci molto, nel senso è l'addome e fai fatica, qualsiasi tipo di spostamento fai fatica e non ce la fa. Madonna è fuori, poi abbiamo fuori Schiattarella e Seymour e Ferrari per squalifica, poi manca anche Rivas, è ancora fuori, e Carrozza ha la febbre e non recupera, ha avuto anche la febbre Bellomo, però lo portiamo e vediamo un po' come sta, insomma. Di sicuro non è al massimo perché comunque ha avuto febbre, ha un problema anche all'orecchio, quindi però lui lo porto. Dalla primavera vengono, ma primavera per modo di dire, perché ormai si allenano stabilmente con noi, Ceccaroni e Bastoni. Poi dopo penso che Leo vi dirà comunque la lista dei 21, mi sembra, totale. Ecco, va Rivas, che sembrava qualche settimana fa essere, insomma, già sulla via del recupero. Invece c'ha sti problemi ai polpacci, diciamo, e non si fa fatica. Tutte e due i polpacci. Sì, ha avuto problemi un po' a tutte e due. Lui purtroppo nella carriera ha sofferto a livello di polpaccio, ha avuto parecchi infortuni e chiaramente ci sono le cicatrici che probabilmente ogni tanto danno qualche problema, e quindi è questo il problema suo. Manca la squadra titolare. Eh? Manca la squadra titolare. Però ho detto che ne ho convocati 21. Che qualche adattamento e qualche situazione andrà sicuramente cambiata è in dubbio. Però abbiamo lavorato e l'atteggiamento visto in sti giorni, la disponibilità, la voglia di fare c'è, quindi questa è la cosa principale per me. Al di là degli elementi, ora che può darsi che per l'uomo non ce l'ho, insomma. Non ho capito. Al di là degli elementi, visto che anche per l'uomo potrebbe non giocare. Ma dall'inizio vediamo, fai una scelta o fai l'altra, insomma, sì. Sicuro difficilmente può avere 90 minuti, sì. Ecco, dai. No, beh, abbiamo non è per fare pretattica, però abbiamo qualche opzione comunque, quindi vediamo un attimo quale può essere quella più giusta per la valle di domani. Un solito come Schiattarella è forse la, secondo me, al di là dell'assenza di sé, è quello che magari potrebbe pesare di più nell'economia del gioco No, guarda, per una questione. Cosa pensi che, cioè, Scozzarella rientra, qualcun altro come Gessoglu che finora aveva avuto spazio avrà il suo spazio, oppure San Marco e... No, dai la formazione in questi momenti, dopo quando spegniamo i microfoni. E quando in questi momenti qua si può dire difficoltà perché te ne manca qualcuno, ma è l'occasione per qualcun altro, quindi questo deve essere lo spirito, no? Probabilmente c'è gente che mordeva il freno da un po', che voleva avere l'opportunità per giocare non è che se l'è conquistata per le assenze, ha avuto comunque sempre un ottimo atteggiamento durante la settimana, ma adesso magari è il momento che qualcuno possa
possa avere magari un po' più di spazio. Ma sul discorso di Schiattarella, io più che altro un discorso che abbiamo in questo periodo un po' di problemi, bene o male grossi, più che altro dal punto di vista numerico, quasi tutti nello stesso reparto. Il peccato che manca Schiattarella, che poteva essere una soluzione in più adattata in un altro reparto in questo momento. No, no, è verissimo. Può essere una volta di Asciog con migliore poche avanti. Ne state tirando fuori tante. Qualcuno la imbrocca, qualcuno la. Nel senso, qualcuno di voi ha detto. C'è tanta soluzione. No, ma sono uscite delle cose corrette. Sono tutte situazioni che sono possibili. Lì sinceramente ti dico che io per mia impostazione, quando già ne devo cambiare qualcuno nella linea difensiva, cerco di non cambiarne di più, perché cioè, dopo rischi di spostarne tanti, magari migliori una situazione ma rischi di creare dubbi in un'altra, ma non per un discorso di qualità, proprio per un discorso di abitudine a giocare insieme, visto che già dobbiamo cambiare in tanti posti, magari quello è un posto dove cerchiamo di cambiare di meno, insomma. Al di là di tutto però è un peccato andarsi a giocare una partita che comunque per noi e anche per il Cesena è molto importante, comunque limitato un po' di uomini. Questo no, ma noi ce andiamo a giocare. No, ma l'atteggiamento non è quello, deve essere quello che siamo in emergenza, 100% da tutti non basta, 110 tutti. Deve essere quello lo spirito, non deve essere cavolo ci manca, no, perché sennò non mi piace come messaggio, vuol dire avere un passa un messaggio che non va bene, 100% no, 110, tutti quelli che verranno coinvolti nella gara di domani sera e quelli che sono convocati, insomma. Ecco. Si è vista una cosa, credo che sempre nel commento del sito tra le dicitture che è sempre scritto che fai la seduta video, ma questo è sempre video quotidiano. Vado, cioè, cosa... No, non sono quotidiani, adesso. Tante volte, adesso, qualche volta, a volte capita anche dei fan copia e incolla, qualche volta, però no, non è proprio perché sennò sembra che tutti i giorni no, sarebbe una... Non è una punta rischia di diventare quel film La corazzata e andata avanti, no, non è vero che tutti i giorni... Sì, ma è un discorso... Lui c'eri lunedì sera? No, chi c'era? Comunque c'era qualcuno lunedì sera quando ho parlato un po' di come viene organizzata con gli allenatori di Spezia, che li ringrazio ancora una volta per l'invito che mi hanno rivolto. Abbiamo parlato un po' della settimana, di come è organizzata la settimana. Non è tutti i giorni, perché sennò non va bene. Non va bene. Però ci sono... Visto che a me non piace fare le cose, cioè se rischi di stare davanti a una roba come quando fai le conferenze, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, l'attenzione scema. Quindi bisogna fare interventi pillole da 10 minuti, un quarto d'ora massimo, e quindi noi facciamo quelle cose lì, magari due o tre volte a settimana, e sono degli spezzoncini da... dove compreso il commento si sta lì un quarto d'ora, perché sennò diventa una roba che non ha quell'effetto. E anche quella... Sì, ma anche il discorso... No, ma loro gli piace, perché comunque sì, perché a volte quando si parla, soprattutto quando si analizza la partita precedente, se parli a voce e basta, c'è sempre... No, ma io ho visto... No, per me è così, no, per me è cos'ha. Invece, bene o male, il video... ti fa vedere, ma l'importante è che venga visto sempre, come dicevo l'altra sera, viene visto sempre in modo costruttivo, nel senso per migliorare un attimo, per migliorare qualcosa, non è ha sbagliato Tizio, Caio, Sempronio, non è così perché non ci interessa, non è quello l'obiettivo, ma è guarda questa cosa qua bisognerebbe, si potrebbe farlo un pochettino meglio e via così, insomma. Parliamo del Cesena un pochino, cioè come... Vabbè, Cesena è una squadra che sta facendo un campionato di altissimo livello, è lì, è vicinissima al posto che ti dà la promozione diretta, è una squadra che in casa ha fatto benissimo, sta facendo benissimo, con dei giocatori, ha un'identità ben chiara, con dei giocatori che anche dal punto di vista individuale sono giocatori comunque che stanno facendo molto bene, cioè... D'Alessandro, De Frel, Succi, Marilungo,
Belinghieri dietro sono una squadra solida, quindi è sicuramente una squadra di spessore, insomma, sta costruendo il campionato su questi aspetti qua, quindi su un'organizzazione, sulla solidità e su quello sfruttare anche dei giocatori bravi magari a crearti la superiorità numerica. Qualcosa avrei studiato. Sì, no, in genere facciamo di tutte, poi a volte riesci, a volte la studi meglio, a volte la studi meno bene, però sicuramente loro hanno delle caratteristiche, bisogna avere la bravura per contrastare le loro e però magari creare delle situazioni che possono comunque anche mettere in difficoltà il loro modo di interpretare la partita, insomma. Penso che sia quello che tentano di faranno loro con noi, insomma. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, alla squadra, no? Visto che qualcuno ha fatto l'appunto, ma anche perché può darsi anche che sia così, sembra quasi che la squadra a volte si provi in campo, soprattutto in casa, a fare quello che provate in settimana e non si lascia andare. Quando c'è quei 10 minuti in cui si lascia andare, tipo gli ultimi 10 minuti, per dire dell'ultima partita in casa, ma anche in altre situazioni della partita stessa, no? In cui magari la squadra si libera un po'. No, guarda, non avete analizzato qua, con la squadra. Sì, sì, ma io questa cosa qui secondo me è una cosa che in genere può capitare quando si lavora molto su delle giocate prestabilite. Invece noi quando facciamo alla fase di possesso palla nostra, non lavoriamo così. Cioè non abbiamo delle giocate prestabilite, ma infatti vedi che alla fine sabato al 90esimo è fatto pari con un'azione costruita dal portiere, con delle combinazioni si è andato in porta, ma non è che era una roba che è messa giù a tavolino, è una cosa di situazione che i giocatori interpretano poi da quel punto di vista lì. No, quello no, magari ci vuole un pochino di più di quell'intensità durante la partita. Ecco. Questo è un altro nuovo, è un altro paio di mani. Questo sì, questo sì, ma poi era un discorso che poi dicevamo già dopo la partita, diciamo che magari sul ritmo e sull'intensità dobbiamo insistere. Migliore. Insistere. Io sono da sotto, tra l'altro, è un po' un momento in cui ti aspetti un po' di baldanza. Sì, poi dopo il problema è che le cose sono sempre combinate, purtroppo, fosse solo tattica, solo strategia, il problema è che poi c'è la componente mentale che secondo me alla fine è quella che muove tutto, perché parte tutto da lì, ma non parte tutto da lì nel calcio, parte tutto da lì in qualsiasi evento della vita, in qualsiasi professione, quindi è più quella secondo me. Però è andato di una cosa che è una cosa vera, una cosa vera quello che hai detto. L'avevo già fatto la volta precedente, te lo richiedo, visto che di nuovo il primo tempo lo Spezia è andato un pallino. Dici qualcosa in particolare nell'intervallo e tu vestitivo anche prima della partita? o cosa c'è? Minaccia di guarda, anche io ti dico come l'ho vista, Secondo me se sabato abbiamo fatto 10-12 minuti bene, abbiamo avuto un'occasione grossa con Giannetti. Poi la cosa che ho visto è che abbiamo preso un gol un po' del cavolo, diciamo, e lì abbiamo un po' accusato il colpo. E questa è una cosa che diverse volte per diverse situazioni a Modena No, Modena è un aspetto diverso. Modena è stato proprio una cosa. Diversi, però i primi tempi dello Spezia sono meno eloquenti di quelli dei secondi tempi. No, è una cosa che io nell'intervallo, sinceramente, e lo dicevo anche questo l'altra sera, non do tre direttive proprio chiare e senza stare a parlare troppo, perché già lì c'è. I giocatori nell'intervallo in genere tendono a voler recuperare o c'è una tensione già alta, quindi non devi stare a raccontare 200 cose. Però è vero che noi a Modena è successo quello che hai detto tu, e il primo tempo è stato interpretato sabato non la partenza, secondo me non la partenza, però poi c'è stata questa cosa qui, è una cosa che dobbiamo risolvere, ci stiamo lavorando sopra, perché è una cosa che ci rendiamo conto tutti, non è una cosa che facciamo finta che è un caso, perché dopo un po' non è più un caso queste cose qua. Tutto voglio chiedere,
No, speriamo di. spero di che tutti insieme troviamo la soluzione a questa cosa qui, anche se ripeto, secondo me alla fine si ritorna sempre qua, sì, sì. Cioè sull'aspetto mentale, ma penso che sia più un discorso di eccessiva voglia di fare, non il contrario, almeno questo è quello che ho capito io, cioè, conoscendo un po' sti ragazzi ormai, io li vedo che hanno voglia di, non c'è un atteggiamento sbagliato, ecco, superficiale, assolutamente no, assolutamente no. Grazie. Va bene.